Voci da TV, buongiorno. Oggi è una giornata quasi primaverile, tempo buono, il mare calmo, quello che si direbbe una bella giornata. Una bella giornata ovviamente non per tutti, perché questa mattina un grandissimo amico di Procida TV, che tra poco vi presenteremo, ha avuto una bella notizia. Una bella notizia consistente in 43 cartelle della Tarsu, che a suo modo di dire sono solo per come acconto per l'anno 2011, e ci vuole raccontare questa esperienza perché probabilmente è da record e da Guinness dei primati avere 43 cartelle. O siamo al cospetto di un grande proprietario e quindi è giusto pure che paghi, oppure c'è qualche disfunzione nella macchina amministrativa del comune di Procida, e quindi ne parleremo con lui. Al mio fianco Massimo Novillo, dicevamo grande amico di Procida TV, ma probabilmente il primo amico di Procida TV, essendone il proprietario, il curatore. Allora Massimo, siamo al cospetto di questo bel pacchetto di avvisi di pagamento, quasi un chilo di carta. Allora, raccontaci un po', grande evasore oppure grande proprietario? Ma assolutamente non grande evasore, perché ho sempre pagato la spazzatura e fino a prova contraria possono venire a confermare gli addetti alla riscossione. Stamattina niente, ho visto che la mia cassetta di posta era praticamente come dire, traboccava da tutti i lati, si era completamente dilatata, e ho pensato che qualcuno avesse messo una pietra. Sono andato lì ad aprire e sotto alla cassetta mi sono cadute decine di buste che non sapevo nemmeno di che cosa fossero, finché ho visto che mi erano recapitate dal comune di Procida. Ne ho aperta una, forse due, non ricordo. Comunque sono praticamente tutte uguali e sono 43 bollettini da pagare per come anticipo per la Tarsu 2011. Io li ho portati a vedere perché penso che ci sia stata qualche anomalia sia nella compilazione delle cartelle, sia a consegnarmi 43 buste nella cassetta della posta. Onestamente non so se essere preoccupato oppure semplicemente non preoccuparmi proprio, perché voglio dire, 43 bollettini non li ha avuti mai nessuno, secondo me. Ecco, a di là di tutto, solo per disbrigare, per aprire, per verificare, probabilmente per andare al comune e segnalare o comunque verificare le varie posizioni, ci vorrà una bella settimana di lavoro. Quindi insomma, tempo, impegno, lavoro da sottrarre ad altre cose. Ma non è la prima volta, io vado non dico quotidianamente, ma vado spessissimo negli uffici della Tarsu, perché ci sono delle, ovviamente ci sono delle cose da segnalare, perché mio padre è deceduto qualche anno fa e quindi c'è stata l'eredità di mio padre. Sono andato diverse volte a spiegare come stanno i fatti, non solo a parole ma con raccomandate, con varie comunicazioni, ma è impossibile parlare con queste persone, è assolutamente impossibile. Con la mia calma, con la mia tranquillità ho tentato diverse volte, mi sono messo a disposizione, ho cercato di farli, li ho fatti pure venire, ci sono dei verbali, sono venuti a constatare, ogni volta hanno detto ok, non ti preoccupare, sta tutto a posto. Ma stamattina per l'ennesima volta niente, adesso è il comune di Procida che mi manda 43 buste, non sono nemmeno affrancate, qualcuno evidentemente è stato incaricato di imbucarle nella mia cassetta postale, perché seppure avessero dovuto mettere soltanto un euro di francobollo a busta, il comune avrebbe avuto 50 euro da pagare soltanto per farmi recapitare tutte queste buste. È chiaro che ci vuole
adesso ci vorrà un po' di tempo. Spero di trovare un interlocutore questa volta un po' più disponibile, diciamo così. Ecco, allora, cari concittadini, questa segnalazione è per voi. Diciamo che tra tutta questa corrispondenza, questa vuole essere una cartolina per chi di dovere a verificare, e probabilmente oggi Massimo, che sicuramente ha capacità, ha competenze per riuscirsi a districare, può darsi che ci siano persone che hanno meno attitudini a risolvere questi problemi, ed ovviamente diventa un costo, oltre che di tempo, anche per interpellare qualche professionista in grado di dissipare la matassa. E con questa e con le buste, il nostro caro Massimo, arrivederci alla prossima.